Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi voglio informare di questa, tra virgolette, news. Comoda per alcuni, ad altri non gliene fregherà niente. Il punto della situazione è questo. Come avete letto dal titolo, GTA 5, il nuovo aggiornamento di GTA 5 per PS4 e PS5 è già scaricabile, è di circa 6 giga. Per Xbox ancora non si sa una minchia, ma raga, penso proprio che potrebbe arrivare in questi giorni, prima che esca effettivamente martedì alle ore 11. Per PC non sarà così, raga, perché come ben sapete, se no vanno a recuperare tutti i contenuti del DLC e poi li tirano fuori prima. Quindi Rockstar non farà l'aggiornamento prescaricabile su PC. Quindi ragazzi, a questo punto io entrerei di più nel dettaglio e andiamo ad analizzare ciò che sappiamo dell'uscita del nuovo DLC. Cosa andremo a trovare in questo DLC? Allora, nuovo aggiornamento di GTA 5 online in arrivo a dicembre, fino a qua tutti contenti. Torna un volto familiare a Liberty City insieme alle gare drift, animali, sorprese festive e molto altro. Adesso entriamo nel dettaglio e vi spiego tutto ciò, raga. Allora, come potete vedere da questo screen, chi non riconosce questa zona vuol dire che non ha mai giocato a GTA 5, raga, è precisamente il demolitore che sta di fronte all'Arena War. Allora, noi potremmo con questo business, che sarà un business, che magari potremmo andare a pagare da circa 1,5 milioni a 2,5 milioni, 3, magari a seconda della posizione se ne faranno vari. Ma questo è quello principale. Andremo a fare il recupero sicuramente dei mezzi distrutti, come si faceva una volta, ragazzi. Potrebbe essere un business divertente, ma secondo me sono sempre i soliti tappabuchi per andare avanti, far sì che la gente continui a giocare quel poco per arrivare a GTA 6. Quindi all'interno, raga, di questo poi DLC ci saranno dei miglioramenti anche nel gameplay e adesso vi racconto. Andremo a trovare una nuova serie di gare, raga, drift, ed è una cosa molto molto simpatica, perché in tanti dall'uscita del DLC scorso, quello dove si potevano mettere le ruote anti aderenza, ragazzi, la gente si metteva a driftare in giro così a babbo e si divertono alcuni parecchio. Quindi potrebbe essere divertente l'uscita di questa nuova modalità di gare. Poi andremo a trovare, raga, più animali nella fauna e ci saranno dei miglioramenti strutturali nel gioco. Se volete qualcosa di più dettagliato, andate sul sito di Rockstar, magari vi lascio il link in descrizione, lì c'è scritto tutto, ragazzi. Poi, cazzata ma simpatica, raga, ogni volta che il nostro personaggio farà gli anni ci regalerà qualcosa Rockstar, un completo, oggettistiche e robe varie. E niente raga, queste sono le cose più importanti, più carine dell'uscita del DLC di martedì. Non penso di fare qualche live o qualcosa nella giornata perché sarò a lavoro, ma magari alla sera una live o un video per vedere questo DLC lo farò. Quindi a questo punto raga, lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi e niente, alla prossima, sbarabam!